Per parlare di una nuova emergenza che ha colpito l'ospedale delle Tartarughe, perché negli ultimi giorni, insomma, i dati che abbiamo noi sono riferiti tra l'altro al venerdì sera, Sì. quindi probabilmente potrebbero essere accaduti ulteriori casi di spiaggiamento, oltre ai 18 spiaggiamenti di tartarughe che si sono verificati proprio tra il giovedì e il venerdì scorso sul litorale, insomma, non solo dell'Emilia-Romagna, perché sappiamo che l'ospedale delle Tartarughe, che poi è gestito dalla Fondazione Cetacea, che ha sede a Riccione, si occupa un po' di un territorio più ampio, Certo. quindi anche nell'Anconetano. Nella zona delle Marche ci sono stati alcuni esemplari che purtroppo si sono spiaggiati, tra l'altro con una caratteristica precisa, se non sbaglio in questo caso, tutte tartarughe giovani. Giovani e anche piccoline, io ho visto alcune immagini, so, alcune anche perché ci segue in TV le possiamo vedere perché c'è proprio dalla fondazione ci hanno fatto avere alcune immagini dei salvataggi. Noi siamo in collegamento con Sauro Pari. Sauro, buongiorno e bentrovato. Buongiorno, buongiorno. E grazie, grazie per insomma, fare il punto di quello che sta succedendo. Cioè, i dati erano appunto quelli che abbiamo avuto dalla fondazione di venerdì, 18 tartarughe spiaggiate in pochissime ore, ce ne sono aggiunte altre e soprattutto spiegaci per quale motivo, che cosa sta succedendo. Allora, se ne sono aggiunte altre due, purtroppo cinque non ce l'hanno fatta, le altre invece sembrano abbastanza vitali, quindi credo che possiamo essere abbastanza ottimisti. Allora, cosa è successo? È successo che molte tartarughe piccole, appunto, sono state colte dal fenomeno del cold stemming, praticamente una specie di ibernazione, che le coglie quando vengono per troppo tempo lasciate, cioè si trovano al freddo. È successo che quest'anno era andata molto bene perché la temperatura del mare era calata gradatamente e quindi se ne erano andate verso la fine novembre, primi di dicembre, tant'è che appunto i pescatori non ce le portavano, quindi evidentemente non c'erano. Poi verso metà marzo, la settimana scorsa, la temperatura soprattutto del mare, soprattutto al sud, è aumentata. Eravamo a una temperatura di 12-13 gradi all'altezza di Pescara e quindi hanno cominciato a risalire l'Adriatico e si sono trovate poi invece con il raffreddamento che c'è stato la settimana scorsa e quindi sono andate in cold stemming. E quindi c'è stato questo spiaggiamento. Quali sono state le zone, Sauro, dove Più maggiormente si colpite, sono diciamo più. concentrati gli spiaggiamenti? Sì. Allora, paradossalmente Riccione, proprio Riccione, Rimini una sola, per il resto quattro a E Riccione. lo sapevano che c'è l'ospedale che le può accogliere. Sì, Giustamente, sì, ci passano certo. voce tra loro. Sì, certo. Una Rimini, fra l'altro, messa molto male, che poi non ce l'ha fatta. Poi Senigallia, addirittura cinque contemporaneamente. Quattro a Fano e il resto un po' sparse dappertutto. Ecco, in realtà non sono arrivate, il fenomeno degli spiaggiamenti che di solito è più importante da Ravennate in giù, questa volta non è arrivato alla zona di Ravenna, insomma sì, una sola, la prima che abbiamo incontrato. Sauro, ma dipende, il fatto che siano tutte molto giovani dipende che gli esemplari, insomma, più piccoli hanno una termoregolazione più complessa e quindi vanno in ibernazione prima magari degli esseri un pochino più grandi, immagino. Beh, la loro massa corporea è molto piccola, quindi evidentemente fanno molto prima a raffreddarsi tutte e questo è probabilmente il problema. Ma la questione è poi un'altra, che la tartaruga è molto piccola, peseranno 1,5 kg, 2 kg l'una, è in balia delle onde, perché poi non dimentichiamo, la settimana scorsa è stata una settimana di mareggiate. E quindi quando si immobilizzano per il freddo, non ho spiegato bene il fenomeno prima, cioè le tartarughe marine sono dei rettili, come tutti i rettili hanno sono esotermi e non endotermi come noi mammiferi, quindi praticamente adattano la temperatura corporea a quella esterna, quindi quando la temperatura esterna cala, anche la temperatura corporea cala. Diminuiscono tutte le azioni che possono consumare calorie, pensi che arrivi le loro pulsazioni, le loro battiti cardiaci
arrivano addirittura a essere uno al minuto. Caspita, vanno in safe mode, cioè cercano di consumare il meno possibile. Esatto, il loro organismo è fatto in modo che non, che cercano di consumare il meno possibile perché appunto hanno molto freddo. E quindi in questo modo sono immobilizzate, completamente immobilizzate e in balia degli eventi. La mareggiata porta ovviamente a riva le anche prima di tutto le più leggere, insomma. Qual è la situazione, esatto, all'ospedale delle tartarughe? Perché insomma accogliere tutti questi esemplari, già altri immagino ce ne fossero. E poi pensi, a, cioè, sì, pensi anche che possa perdurare questa situazione oppure adesso aumentando le temperature dovrebbe andare migliorando? Ma adesso allora, la situazione in questo momento è la seguente. Abbiamo 34 posti per tartarughe, posti letto stavo per dire, e abbiamo 34 tartarughe. Quindi siete pieni. In realtà sì, siamo pieni. In realtà ne abbiamo 35 perché una è a Modena dalla dottor Nardini, la clinica di Modena Sud, perché aveva delle grosse problematiche e tutte quelle che hanno dei problemi molto grossi che noi non riusciamo ad affrontare con i nostri soli mezzi, ci aiuta l'Associazione Benessere Animale di Modena che poi le tiene lì all'ospedale, alla clinica veterinaria di Modena Sud. Ecco, e quindi siamo pieni, però cosa succede? Che probabilmente se stavano salendo queste, arrivano anche quelle più grandi e quindi purtroppo pensiamo che dalla settimana prossima ricominceranno a prenderle nelle reti. In pratica la situazione attuale significa che noi siamo non siamo pronti per quelle che arriveranno dalle reti ben presto. Probabilmente dovremo aggiungere alcune vasche, almeno 5, portando il totale quindi delle vasche a 40, e per far fronte alle nuove situazioni. Quindi insomma un'emergenza che vi mette un po' in difficoltà, esatto, anche in vista delle previsioni. Molto. Saulo, tra l'altro molto, nel comunicato insomma che avete diffuso nel fine settimana scorsa davate anche dei suggerimenti, visto che in questi giorni magari è arrivato anche un po' il tempo bello, c'è cioè chi passeggia in spiaggia, sì, nel caso di avvistamento di una tartaruga in difficoltà o di un vero e proprio spiaggiamento, voi avete dato dei consigli anche a come muoversi per evitare di creare più danni, anche se uno con tutto il buon cuore cerca poi di mettersi in aiuto di questa tartaruga. Ci sono dei comportamenti anche molto semplici che sarebbe bene seguire. Sì, esatto. Allora, prima di tutto in assoluto chiamare la Capitaneria di Porto, che è l'ente responsabile del mare, la quale poi chiama noi, cioè è inutile fare tante perché poi molta gente perde tempo, non trova il nostro numero, eccetera. Capitaneria di Porto è facilissimo. Poi in secondo luogo non metterle in acqua, cioè non cercare di rimetterle in acqua, di mandarle di nuovo in mare, perché lo spiaggiamento di cui sono state vittime è praticamente dovuto a un problema che non è risolto. Quindi tenerle lì, possibilmente al sole, scaldarle in pratica, perché è proprio per il motivo che la temperatura all'esterno dell'acqua è comunque sempre più bassa, quindi tenerle al sole o se si ha la possibilità, una signora ha messo alla tartaruga, ha messo addosso il golfino del cane, quindi cioè, una copertina, certo, sì, una copertina, ha fatto benissimo, o un capo di vestiario che poi magari lo si lava a casa. Abbiamo avuto, ecco, questo lo devo dire Simone, e veramente ci ha fatto molto piacere, una grandissima solidarietà e soprattutto i nostri volontari sono arrivati a frotte, che è importante perché adesso dobbiamo fare le terapie costantemente agli animali e cambiare spesso l'acqua, cioè dobbiamo fare tutta una serie di operazioni che richiedono più persone, e questo è stato molto gratificante.